Buongiorno bella gente dal pelo lungo e dalle corna belle. È lunedì e oggi si parla di fumetto. Oggi parliamo di un'opera che al momento in Italia ha all'attivo due soli volumi, ma vede a cavallo, a governare quest'opera, due grandi autori. Uno che è stato una rivelazione nella prima decade degli anni 2000 e che si è ripetuto anche recentemente con un'altra opera, sempre affiancato da grandissimi disegnatori, mentre l'altro al disegno è quello che è un vecchio stallone, un grande cavallo, quello che realmente è uno dei più grandi e rinomati autori di manga dagli anni 60 in poi. Sto parlando dello strano duo Riichiro Inagaki alla sceneggiatura e il grande maestro Ryoichi Ikegami al disegno. E l'opera di cui parlo oggi è questa, Trillion Game. Sto coprendo il titolo, Trillion Game. Quest'opera è edita in Giappone da Shogakukan con la rivista Big Comic Superior e al momento ha all'attivo la bellezza di 5 volumi. Ricordiamoci una roba che secondo me è molto importante. Maestro Inagaki ha 47 anni, quindi al di là di tutto può probabilmente avere una rapidità di creazione di un certo tipo. Non dimentichiamoci mai che il maestro Ryoichi Ikegami al disegno ha la bellezza di 79 anni, cioè è del 44, ok? Quindi possiamo dire che è un grande autore, di grande esperienza, ma c'ha 79 anni, ok? Quindi può anche darsi che abbia un ritmo un po' più compassato. Ad ogni modo, quest'opera in Giappone, come vi ho già detto, è edita da Shogakukan. In Italia, invece, è edita da Star Comics, che ha iniziato a farlo uscire alla fine del 2022, e al momento sono usciti, abbiamo all'attivo, solo ed esclusivamente due volumi. Uno è recentissimo, proprio perché è uscito a gennaio. Vediamo un attimo quello che sono le opere passate del maestro Inagaki e del maestro Ikegami. Riichiro Inagaki è salito alla ribalta con quello che è stato uno dei migliori Spokon degli anni 2000. Sto parlando di Ice Shield 21, che ha lanciato alla ribalta lui come sceneggiatore, ma soprattutto uno dei più grandi disegnatori di questo ventennio. Cioè, parlo di Yusuke Murata, autore di Ice Shield 21, autore, per esempio, adesso di One Punch Man assieme a One. Quindi, un altro era, penso, Solar Current, Prism, una roba del genere uscito per Panini. Quindi, comunque, un grande autore accomunato a un grande disegnatore. Di recente ha appena concluso in Giappone Dr. Stone, anche se sta andando ancora avanti l'anime. E lì era affiancato da un'altra grande matita, cioè Boichi, il disegnatore coreano, anche lui grande matite, grande disegnatore dell'ultimo ventennio in Giappone. E a partire dal 2020 è affiancato dal grandissimo maestro Ryoichi Ikegami. Ryoichi Ikegami, grande autore 79enne del 44, che disegna praticamente dagli anni 60, cioè parliamo di un autore che ha iniziato a disegnare nel 1967, quindi la bellezza di quasi 60 anni fa. Ha disegnato grandi opere, altre opere molto divertenti, per esempio Whiter Devil è una bella opera divertente, ma ci sono grandi capolavori di manga sulla Yakuza e sulla mafia giapponese, come possono essere Sanctuary, come può essere Crying Freeman, quindi The Snake, Hit, che ha fatto assieme a Buronson, e lo abbiamo al momento in uscita in Italia per Star Comics con due raccolte di racconti brevi. Una è Yuko, in uscita penso questa settimana, e l'altra è Oen, che dovrebbe essere in uscita a fine febbraio. Ad ogni modo è sempre stato accomunato a grandi sceneggiatori. Kazuo Koike, per esempio, con lui ha fatto Crying Freeman e ha fatto Whiter Devil, cioè due opere che richiamano uno stile violento, pulp, proprio degli anni 70 e 80. E proprio nel suo disegno, proprio questo stile molto pulp. Ma
andiamo per gradi, passiamo prima a parlare di qualcos'altro. Raccontiamo un attimo di quella che è la storia di quest'opera. La storia, per il momento, è molto breve, sono usciti pochi volumi in Italia e pochi in Giappone. Racconta la storia di Haru e Gaku, due personaggi assolutamente agli antipodi. Abbiamo Haru, che è un ragazzo sfrontato, molto spigliato, a volte anche sbruffone, ma sicuramente un finalista. Una persona che riesce a capire immediatamente l'ambiente in cui si trova, ad analizzarlo e a cercare di cavalcare l'onda per muoverla a suo favore. Una persona realmente a suo agio con le difficoltà, ma che riesce sempre a ribaltarle a proprio favore. Dalla parte opposta abbiamo Gaku, che è esattamente all'opposto di Haru. È chiuso, è timido, è completamente negativo, è una persona che vede tutto nero. Cioè, se una cosa inizia ad andare male, lui non pensa, ok, cavalchiamo l'onda. No, andrà sicuramente peggio. Ma è un genio dell'informatica. È quello che si può definire un otaku. Delle volte anche quasi un hikikomori. Bene, questi due ragazzi si conoscono a scuola perché Haru praticamente salva Gaku da una sorta di pestaggio da parte di alcuni teppisti, che ovviamente vengono pestati, macellati quasi da Haru stesso. E i due iniziano ad avere un rapporto di amicizia quasi simbiontico. Cioè, dove non riesce ad arrivare uno, ci arriva l'altro. E via di seguito. Sono due personaggi che si completano a vicenda. Bene, la storia inizia con questi due ragazzi che tentano vari colloqui di lavoro, ma ovviamente abbiamo Haru che, per la sua spavalderia, la sua sbruffoneria, riesce sempre ad cavarsela in un certo qual modo. Gaku no. Gaku è uno di quelli che quando va a un colloquio di lavoro si intartaglia, balbetta, non sa cosa rispondere e viene sempre rifiutato proprio perché a livello esteriore non dà l'immagine di sicurezza, di una persona sicura di sé, di una persona che sa di cosa parla. Bene, a questo punto entrambi si ritrovano nella situazione di voler costruire qualcosa. Solo che Haru punta veramente al cavallo più grande e trascina Gaku in una folle impresa. Guadagnare talmente tanti soldi, quelli del titolo, il Trillion Game, il trilione, necessari per poter, in pratica, quasi deridere colei che li ha sottovalutati, cioè una delle direttrici di la Dragon Bank, nominata, il personaggio nominato Kirihime o Kirika, e far sì che lei diventi una loro sottoposta, venga in un certo qual modo acquistata insieme alla banca che li ha praticamente derisi e rifiutati, o meglio che uno ha rifiutato. Da qua inizia veramente una folle storia con questi due personaggi completamente agli antipodi a scontrarsi con il mondo del lavoro e dell'informatica. Parliamo ora dello stile dell'opera, quindi sia quello che è il disegno che quella che è la sceneggiatura. Partiamo dal disegno. Cioè, ragazzi, diciamocelo chiaro e tondo, se avete visto Sanctuary, se avete visto Crime Freeman, Whiter Devil, Mai la ragazza psichica, parliamo di opere riconoscibilissime e la matita di Ryoichi Kegami è lì. Voi guardate l'immagine, se avete già letto qualcosa di Kegami, dite immediatamente ok, è lui. Perché il suo stile è quello, è uno stile con personaggi netti, figure molto espressive ma allo stesso tempo plastiche. È difficile trovare in Ryoichi Kegami delle situazioni particolarmente dinamiche perché i suoi personaggi sono spesso e volentieri raffigurati in pose statiche, ma nelle poche situazioni in cui c'è un elemento dinamico, un elemento di forte pathos, bene, state sicuri che quella situazione, quel clima, quell'impatto, quella potenza, quella sensibilità, la vedrete tutta nel disegno. Io, leggendo il volume, ho trovato per esempio una tavola di un di Gaku che viene fermato dal cliccare il tasto invio
sulla tastiera e viene fermato dalla mano di Haru, praticamente, nonostante sia una tavola semplicissima, ha una potenza, ha un pathos, genera una tensione narrativa enorme, veramente incalcolabile, veramente degna di un grande autore come Ryuichi Kegami stesso. Ryuichi Kegami che qua, come in tutte le sue opere, mette un fortissimo realismo nelle figure dei personaggi, in quello che sono le ambientazioni, proprio in tutto. Rispetto al passato si vede che carica un po' meno sia le matite che soprattutto quello che sono le ombreggiature, mentre in passato, per esempio qua di dietro Sanctuary, e me lo stavo rileggendo, le matite, le ombreggiature erano molto più caricate, molto più intense. Qua sono un po' più... il tratto sembra essersi alleggerito con il tempo. Però ragazzi, Ikegami è riconoscibile, cioè è, il suo tratto è sempre quello da una vita. Non vi potete sbagliare. Se cercate realismo, questa è una bell'opera. Dall'altra parte abbiamo Riichiro Inagaki. Diciamo che questa storia sembra costruita con un mix delle due capacità, dei due personaggi, dei due autori, proprio perché richiama un po' a livello di trama quella che è la freschezza e la cervelloticità di un'opera come Dr. Stone, quindi un'opera comunque fresca, moderna, interessante, ma prende i personaggi nel perfetto stile Ikegami. Cioè, Haru, se voi non aveste in mano il volume e non sapeste che lo sceneggiatore è Inagaki, voi sareste tranquilli che quella è un'opera di Ikegami, perché Haru è un personaggio come tanti altri del maestro Ikegami, come tanti altri protagonisti del maestro Ikegami. Mi ricorda tanto, per esempio, il protagonista di Whiter Devil, altrettanto sbruffone, altrettanto fanfarone in alcune situazioni, in altre un po' meno, perché il personaggio di Whiter Devil era molto più strong e incazzato col mondo, ma è una storia diversa. Però il mix dei due autori, secondo me, si sposa perfettamente. Perché, per esempio, abbiamo dei momenti che sono assolutamente brillanti, frizzanti, un'ambientazione moderna con l'informatica, ma che unisce alcuni elementi classici, tradizionali, la tensione tipica tra i personaggi di Ikegami. Ci sono elementi comici, cosa che, per esempio, che alleggeriscono ovviamente la tensione della storia. Perché? Perché il maestro Ikegami di solito nella sua carriera ha sempre costruito storie con un'atmosfera molto carica, molto tesa, molto pesante. Mentre invece qua l'atmosfera è molto più alleggerita. Nei momenti di climax, di forte pathos, c'è sempre un elemento più ironico, più comico, più divertente a bilanciare, a controbilanciare la spinta patetica, la spinta di tensione narrativa. Quindi è un'opera che nel suo è fortemente bilanciata, proprio come deve essere. Andiamo stavolta all'edizione. Ragazzi, che cosa c'è da dire dell'edizione italiana? Allora, intanto, brossurato 13x18, quindi il formato di solito per le opere un po' più di nicchia di Star Comics. Ha una sovracoperta molto ben fatta, con praticamente da una parte l'opera, il titolo dell'opera qua dietro con la sinossi e tutto, e nelle alette da una parte tutto bianco, dall'altra praticamente una sorta di $100 fittizi, perché sono i dollari degli United States of America, e dall'altra invece non c'è niente. E la copertina invece, della sottocopertina, è semplicemente una copia di quello che è la sovracoperta. L'opera costa 6,90 € a volume, e il volume, come già vi dicevo, per altre opere è morbido, e la rilegatura è morbida, una carta molto morbida, che secondo me è una qualità che in Italia troviamo solo in alcuni tipi di edizioni, soprattutto di nicchia, mai nei manga di punta.
Però è qualcosa che si rifà molto a quello che è il manga giapponese, perché in Giappone i volumi sono proprio così, cioè voi vi trovate dei volumi che sono belli, morbidi da tenere. Per quanto riguarda la carta, è una bella carta bianca, come vi dicevo prima, con una bella rilegatura morbida. Qua non ci ritroviamo il problema che a volte capita, soprattutto con Star Comics e Panini, cioè che voi ci potete leggere attraverso i fogli, perché in realtà hanno anche una buona opacità. Quindi devo dire che per l'opera comunque che è molto fresca, molto giovane, ha una bella, bella edizione, veramente un gran bel formato e dei gran bei volumi. Detto questo, perché ve lo consiglio o perché ve lo sconsiglio? Se siete degli amanti dei due autori, quindi di Inagaki e di Ikegami, è l'opera che fa per voi, proprio perché unisce il meglio dei due autori, quindi la tensione di uno, ma anche la brillantezza narrativa dell'altro. Se cercate i grandi disegni, la grande tensione del maestro Ikegami, le storie comunque dove i personaggi hanno difficoltà e fanno fatica, si sente la tensione e i problemi del momento. Bene, fa per voi. Se volete qualcosa di frizzante, diverso da storie raccontate comunque di recente, storia sull'informatica, io non mi ricordo molte cose sull'informatica del recente passato. Sempre sullo stile comunque di Dr. Stone, quindi discorsivo, sì, brillante, con alcuni momenti fortemente di pathos. Potente, ma sempre alleggerito, come vi dicevo prima, fa per voi. Se cercate un disegno un po' più dinamico, qualcosa magari di disegni un po' più sporchi, un po' più grezzi, meno precisi, ecco, probabilmente l'opera non fa per voi. La costruzione delle tavole un po' più antiquata, un po' più âgée. Ecco, se cercate qualcosa di un po' più fresco come struttura del disegno e struttura delle tavole, ecco, non fa per voi quest'opera. Se cercate un po' meno dialoghi, idem, non fa per voi. Ma è difficile, perché comunque è difficile trovare qualcosa di negativo proprio perché i due autori danno il meglio in elementi proprio che si bilanciano perfettamente, perché il maestro Ikegami ha una bella costruzione della tavola, anche se un po' più âgée. E crea personaggi che sono magnetici. Dall'altra parte, Inagaki è molto bravo, soprattutto nei dialoghi, nei balune. Quindi è difficile trovare qualcosa di negativo in quest'opera. Quindi, detto questo, se vi è piaciuto il video, pollicione verso l'alto. Se non vi è piaciuto, pollicione verso il basso, vi voglio bene lo stesso. Mettete mi piace, iscrivetevi al canale, mettete la campanellina. A voi non costa niente. A noi dà un'enorme mano e ci aiuta a crescere, quindi iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video e vi rimando ovviamente alle prossime live, sia qua su questo canale, ma anche su Twitch. Quindi vi saluto e alla prossima. Ciao belli! Oh, Ryoichi Ikegami, ragazzi, 79 anni. Ma questo c'ha 79 anni. Ma io 79 anni probabilmente non avrò neanche le spalle per potermi mettere lì a fare sta roba. Cioè, ma disegnata così. Ma come disegna? Cioè, che pathos, che potenza. I personaggi c'hanno sempre sta cazzimma meravigliosa. Ma è da comprare subito.